Benvenuti, andiamo a vedere l'oroscopo settimanale. Una cosa però, mi raccomando, guarda anche in special modo quello per il tuo segno ascendente e per quello in cui hai la luna. Questo vale per avere una previsione molto più accurata per la tua settimana, va bene? Ti lascio al video, buona visione! Benvenuto caro amico dei pesci, andiamo a vedere anche per il tuo segno zodiacale l'oroscopo settimanale, appunto per il tuo segno, quello dei pesci. Lo vedremo, lo vediamo grazie ai miei tarocchi, ma anche grazie all'astrologia. Andiamo infatti a vedere in fondo a questo video quali segni zodiacali ci saranno coinvolti per te, va bene? Con quali segni zodiacali avrai a che fare. Andiamo a vedere quali sono le previsioni per la settimana dal 27 di luglio al 2 agosto per il segno dei pesci. Ok, beh, qui guarda, qui c'è una progettualità, c'è un progetto, ma oltre a questo, quello che più mi salta agli occhi sicuramente è l'arrivo di denaro, ma anche una vittoria. Qui il segno dei pesci si potrà togliere una bella soddisfazione durante questa settimana. Oltre a questo, qui vi posso vedere partecipare ad una festa. Festa che vi vedrà protagoniste, cioè qui vi vedo proprio brillare in società. Una donna proprio bella, affascinante. Anche se insomma il segno dei pesci tende sempre, cioè se entra in una stanza, non so, un'aula, no, a scuola, va sempre all'ultimo banchino in fondo, non si mette mai in cima il pesciolino, va sempre nelle retrovie, non è mai troppo esuberante il segno dei pesci puro, poi bisogna vedere l'ascendente, uno dove ha la luna, Venere, bla bla. Comunque detto questo, quindi qui ti vedo brillare in un qualche modo, ma ti vedo anche molto in gamba, molto pratica, contrariamente a quanto si pensi dei pesci, ok? I pesci fanno, disfanno, sanno fare, sono molto businessmen e businesswomen, quindi sono proprio persone che sanno fare il proprio lavoro, che sanno lavorare, anzi gli imprenditori più bravi sono proprio del segno dei pesci, quindi non è vero nulla che i pesci non capisce nulla o che sono solo sognoni, Non sottovalutate la genialità dei pesci, mai. Detto questo, scusate, deformazione. Detto questo, qui ci posso vedere dei denari arrivare, vi vedo partecipare anche ad una festa, ma anche togliervi una bella bella soddisfazione, quindi non so se c'è una festa in vostro onore, se semplicemente vincerete qualche cosa, posso vedere anche quello. Andiamo a vedere un pochinino in amore, vediamo l'oracolo dell'amore che cosa dice per i pesci, poi torniamo qui sui tarocchi, vediamo. Allora, per il segno dei pesci in amore, cosa accadrà 27 luglio, 2 agosto? Fidanzamento. Passione. Wow, vediamo, andiamo caos, aspettiamo l'ultima che poi rovina sempre tutto. Allora, ecco, e ne sono cadute tre, ovviamente. Te pareva? Oh Signore benedetto. Vabbè. Meriti amore, bambini, prima di tutto ama te stesso, potrebbe essere la persona giusta. Eccola là. Fidanzamento, passione, meriti amore, potrebbe essere la persona giusta, prima di tutto ama te stesso e bambini. Allora, qui è luna di miele, tanto per finire in bellezza, quindi qui lo vedevo, questi tarocchi erano troppo belli. Ed effettivamente qui ci può essere anche un incontro, appunto qui come mi dicono le carte, di passione con una persona, con una persona. Ora, se siete fidanzato o no, io non lo so, perché vedo altre carte che invece mi fanno pensare ad una relazione, ad un rapporto appunto passionale, al di là del fidanzamento o matrimonio, ho capito che ti voglio dire, quindi qui non c'entra nulla.
Qui vi vedo avere un incontro di passione con una persona, sia che siate uomo, sia che siate donna, naturalmente. Diciamo che sarete proprio desiderate durante questa settimana. Ma questo incontro che avrete sicuramente sarà molto molto bello, molto passionale, molto wow, molto caldo, capito? Pieno pieno proprio di passione, di emozione, di trasporto, sicuramente. Andiamo a vedere cosa mi aggiungono queste sibille tanto tanto carine. Andiamo a vedere cosa vogliono dirci. Poi torniamo a tarocchi e poi vediamo i segni zodiacali, ok? Allora, vediamo. Per il segno dei pesci. Pesci. E infatti, guarda, qui mi è uscita la, non so se la vedete, guardate com'è bella, la carta del giglio. Adesso vi spiego, eh. Ah, e questa è volata subito, è la nave. E lei. Allora, qui le carte mi fanno vedere sicuramente di un incontro passionale, di notizie che potrebbero arrivare e anche di una persona che potrebbe farsi viva o potreste rivedere semplicemente, persona che vi infiamma, che vi è sempre piaciuta da sempre. Andiamo un po' a vedere quali segni zodiacali ci saranno coinvolti. Guarda, qui posso vedere anche una relazione con un amante, quindi qui non escludo dalle carte che ci sono coinvolte, non escludo che qui ci sia una relazione in essere, però con una persona impegnata, quindi o te che stai guardando che sei dei pesci, o l'altra persona potrebbe essere una persona impegnata magari anche con figli, perché qui vedo un rapporto che potrebbe anche essere un rapporto di amanti, ma amanti nel senso bello, non è che qui io ci veda solo sesso, tutt'altro. Qui c'è proprio una bellissima soddisfazione, una grandissima passione e desiderio di stare insieme, però potrebbe richiamare questa situazione, potrebbe richiamare una coppia, cioè te e l'altra persona, che o tu o lui, lei, potreste essere impegnati anche da un'altra parte. Ecco, questo volevo specificare. Ah, quello che non vi ho detto prima, che mi balza agli occhi anche qui, sicuramente arriveranno anche delle notizie, oltre a tutto quello che vi ho detto, delle notizie molto molto positive che ti potrebbero fare piacere, di qualsiasi natura possa essere naturalmente, ma anche una sorpresa. Qui arriva proprio una sorpresa inaspettata che vi darà tanta tanta gioia. Sorpresa che potrebbe essere sto tizio, questa passione che arriva naturalmente, questo incontro che potresti avere, ma anche una sorpresa di altro tipo, comunque sia piacevole per te, ok? Detto questo, andiamo veramente a vedere i segni zodiacali. Vediamo quali segni zodiacali ci saranno coinvolti durante la settimana per il segno dei pesci. Andiamo un po' a vedere con quali segni avrai a che fare. Qui c'è il tuo segno zodiacale, quindi i pesci, magari con un altro pesce o con un ascendente pesci, o il leone. Allora, pesci, leone, quali segni zodiacali ci saranno coinvolti? Lo scorpione. Di nuovo lo scorpione. Ecco, e qui me ne sono volate tre, siamo a posto. I gemelli, il leone e la bilancia. Ok? Quindi vediamo che cosa ho detto. Allora, scorpione, gemelli, leone, bilancia e pesci. Tiriamo un altro. E l'acquario e il cancro, acquario cancro, aggiungo a quelli che vi ho già detto. Ora naturalmente lascio la parola a te nei commenti, dimmi tu che situazione stai vivendo, se ti torna un pochino, diciamo così, e se riconosci i segni zodiacali che ti ho chiamato. Se il video ti è piaciuto, lasciami un bel mi piace, iscriviti qua sotto a questo canale e io ti aspetto naturalmente qui con Pennello per la prossima. Un bacione, ciao, a presto.